difficile di difendi e pettinare? Defendi ha fatto un lavoro quasi totalmente a parte, tranne questo ultimo giorno e mezzo. Vediamo un po' se può essere almeno dei 18 o dei 20, insomma. Comunque è convocato. Sì, sì, è convocato. Cioè, quest'ultimo giorno e mezzo ha lavorato col gruppo. Ha lavorato anche col gruppo. Sì. Pettinari? Pettinari ha lavorato col gruppo. Quindi a posto. Sì. Quindi gli indisponibili sono i quattro di lungo corso, Del Boni, Palomo. Se non succede niente. Della Giovane Ducarci, al momento. Al momento è così. Notte permettendo. Vabbè, diciamo quindi la situazione da questo punto di vista in questo istante è buona. Sì, sì, ma a prescindere da qualcuno, come hai detto tu, no? I lungodegenti lo sapevamo e quindi sapevamo che era già così. Non abbiamo perso nessuno, abbiamo recuperato tutti quanti. Petriccione ha scontato la squalifica, quindi siamo tutti abili e arruolati. Questa è una domanda senza... Ma sì. Se Defendi dovesse farcela per la panchina, sì, ci potrebbe essere l'ipotesi, come composizione tattica della panchina, di rinunciare a una punta per portare due centrocampisti? È un'opportunità. Infatti in panchina. E vista l'importanza della partita, quanto pensa di affidarsi almeno negli 11 in campo a molti dei giocatori più esperti? Ma più che per l'esperienza, per la prestazione che hanno fatto, sicuramente la possibilità di confermare tanti degli 11 che hanno fatto questa partita, almeno inizialmente, è molto alta. È normale che sempre un paio di dubbi idealmente ce l'ho, perché comunque tanti giocatori stanno bene, mi hanno dimostrato di poter essere della partita e quindi è normale che io devo prendere in considerazione un po' tutto e, come vi ho detto sempre, nella mia testa io preparo sempre più partite e quindi devo metterci anche le condizioni, l'entusiasmo, l'esperienza, la personalità. È una partita che si gioca su tante cose e quindi io devo fare tutte le valutazioni del caso che ritengo opportuno. Poi è normale che deciderò, insomma, nel modo che penso di fare la partita ad Ascoli, perché obiettivamente poi dopo noi dobbiamo andare lì per fare risultato, non avendo frenesia, non avendo agitazione, perché possiamo arrivarci dal primo al 90esimo, quindi dobbiamo fare anche una partita attenta, con attenzione, determinazione e magari sfruttare le occasioni che avremo. Sul piano mentale è una partita da preparare nello stesso modo di quelle che sono state fino adesso? Credo di no, credo che questa sia un po' più difficile, credo, perché ad affrontare, come avevo detto l'altra volta, affrontare una squadra che al di fuori di qua qualcuno dice salva, questo non mi piace, è una delle preoccupazioni che mi crea, perché come ho sempre detto, nessuno nella mia vita mi ha mai regalato nulla ed è giusto che sia così, perché io credo che in questo sport non si debba fare regali a nessuno, come credo anche che se noi facciamo la partita come dobbiamo fare, con le nostre motivazioni, con le nostre determinazione, è normale che ci deve essere per forza a livello mentale qualcosa in più da parte nostra. Condizioni fisiche generali, a parte i piccoli acciacchi che si sono registrati, no? Un giorno fermo Venati, due giorni fermo Pettinari, un giorno fermo Carello, però diciamo le condizioni fisiche generali? Credo che se a 90 minuti dall'obiettivo abbiamo delle remore sulle condizioni fisiche, vuol dire che abbiamo qualche problema. Credo che a 90 minuti non esiste nulla da un obiettivo che era impensabile, oggi ce l'hai lì a portata di mano, quindi credo che non ci sia stanchezza, non ci sia nulla, ci sia solo voglia di coronare qualcosa di straordinario e noi abbiamo la possibilità di farlo e dobbiamo farlo con grande determinazione, grande voglia, grande sacrificio, sapendo che è una battaglia dal primo all'ultimo minuto, ma sapendo che questa battaglia ci può far fare qualcosa di straordinario. Adesso il problema stanchezza esiste anche per gli avversari, anzi, se vogliamo l'Aspi ha giocato il giorno dopo. Apposta dico, ma a prescindere, io credo che per tutti, a 90 minuti dalla fine, su un obiettivo è l'unica volta che non c'è stanchezza. Quindi non credo che la squadra sia stanca, credo che la squadra sia consapevole della propria forza, sia mentale che fisica che tecnica, e credo che quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi è la consapevolezza nei nostri mezzi
ma mettendola sempre con grande rispetto all'avversario che abbiamo affrontato sempre. Mister Ascoli, che ha imbattuto nelle ultime 7 giornate, appena 2 gol subiti, hanno coronato il loro sogno grazie a questo sprint finale, non avranno i 3 migliori giocatori, il 4 è il Cascina disponibile, che tipo di loro, ecco, qualcuno pensa che magari possano aver mollato con tutte queste defezioni e via scorrendo, in realtà c'è una certa, come dire, il match è sentito dalla loro tifoseria, dagli stessi giocatori, e loro gli hanno ricordato un fatto accaduto 4 anni fa, un 1-1 che di fatto fece retrocedere l'Ascoli. Si aspetta una partita, come dire, battaglia sarà ovviamente, che tipo di atteggiamento si aspetta dall'Ascoli? Guarda, io non credo, non ho mai visto, ma a nessuna parte del mondo, delle tifoserie che vincono, perdono o pareggiano le partite. Credo che ognuno ha, ed è rispettoso verso qualsiasi tifoseria, avere i propri ricordi, le proprie passioni, le proprie schermaglie anche tra tifoserie finché rimane negli sfottò, e questo è lecito. Credo anche che ognuno ha dei propri obiettivi, quindi a prescindere dalla partita che faranno, ma io ho grande rispetto dei giocatori, tu hai nominato 3 giocatori diciamo di prospettiva dell'Ascoli, io credo che Cacia sia un giocatore fuori categoria, credo che Giorgi sia un giocatore, un valore aggiunto per questa categoria, lo stesso Addae, lo stesso Mengoni, il portiere, credo che hanno tanti giocatori, come dici tu vengono da 7 risultati positivi, subiscono poco, quindi vuol dire che è una squadra che ha qualità oltre a questi giocatori giovani di grande prospettiva che hai nominato tu. Fermo restando che è una partita di calcio, loro sono 11 come noi, gli si fa i complimenti per l'obiettivo che hanno raggiunto, ma poi ci fermiamo qua perché noi dobbiamo raggiungere il nostro di obiettivo. Ti ripeto, con grande rispetto degli avversari e di tutto quello che hai detto tu, ma noi dobbiamo fare la partita per raggiungere il nostro obiettivo, a prescindere da quello che è extra calcio, che a me interessa poco e ai giocatori ancora di meno. Dubbi di formazione? Te l'ho detto prima, un paio. Un paio tra centrocampo e attacco. Uno può essere Coppola Petriccione, uno dei 2 interrogativi. Cioè uno, diciamo, uno un po' più fisico, l'altro un po' più di concetto. Possiamo dire, ecco. Esperienza. In queste partite credo conti parecchio, no? Sì, Manuel ha finito un po' in debito, era un po' che non giocava dopo una grande partita, è normale che io devo valutare i 90 minuti e vedere quello che mi può dare Manuel, quello che mi può dare Petriccione nell'intera partita, in uno spezzone, queste saranno le valutazioni che farò da qua a domani sera. Sì, prima hai detto che ci vuole la calma, perché la partita si può risolvere anche al 90esimo, no? Non c'è questa fretta. E forse questo è il problema più grande oggi, perché dopo una rincorsa talmente importante, essere arrivati ad oggi la Demana è salva, quindi ad avere il risultato tra le mani, potrebbe indurre la squadra ad un atteggiamento ancora più, diciamo, esuberante per cercare di vincere, quindi andare incontro a rischi eccessivi, quindi dovresti essere così impegnato a frenarla un po'. No, io credo che loro devono fare quello che hanno fatto, nel senso che è normale che l'esame che io voglio vedere da loro è proprio la consapevolezza dei propri mezzi tecnici, tattici e mentali. Si può vincere la partita, non si deve andare a fare l'arma bianca, perché si può vincere in qualsiasi momento, non concedendo, alzando i ritmi, sicuramente perché dobbiamo alzare i ritmi, però sempre avendo un'attenzione e una determinazione che non bisogna stravincere in 20 minuti e quindi concedere qualcosa che può diventare più difficile, ma avendo la consapevolezza che possiamo far gol in qualsiasi momento senza concedere, e quindi essere determinati, attenti, concentrati a non concedere minimamente mezza palla gol agli avversari. Questo deve essere il concetto nostro. Insomma, affrontarla come sta affrontare la SPAL. Il concetto è questo, ma la SPAL, il Trapani, devo dire che è il concetto, il Frosinone, Vicenza, e questo è quello che è il nostro percorso, no? Abbiamo cercato di migliorare
molto ed eliminare qualche concetto che nella prima parte, no, ha fatto sì che poi ci siamo trovati in questa situazione, cioè non essere equilibrato poi ti porta magari a fare delle situazioni che dopo diventa difficile da recuperare. La squadra deve essere sempre equilibrata, sapendo che ha le potenzialità per far gol sempre, e quindi bisogna mantenere sempre la partita viva e approfittare delle occasioni che ci capiteranno, escludendo e limitando il più possibile le occasioni per gli altri. Da questo punto di vista la crescita della squadra è evidente nella gestione complessiva della partita, no? Rispetto alle prime, con te in panchina, per dire, l'approccio è stato sempre giusto, però poi magari nel corso della partita nella gestione può succedere, no, questo può succedere, è normale, che non è che possiamo pensare. Le ultime però mi sono sembrate più complete, no? Come gestione della partita. Certo, hanno avuto anche in questo una crescita la squadra, no? Oggi ha la consapevolezza anche di difendersi, ma non di difendersi in confusione, non difendersi in 16 metri, e quindi essere una difesa più organizzata, equilibrata, ordinata, ordine nei loro ruoli, e quindi avere meno confusione ed andare un pochino meno in affanno dei primi tempi. Oggi sono un po' più ordinati, si aiutano, sanno le posizioni, e quindi è un gruppo che mi dà tranquillità sotto questo. Più certezze. È normale che quello che gli ripeto come sempre, perché ci è successo, non abbiamo ancora quella forza o tra virgolette quella fortuna, noi non possiamo staccare un centimetro che veniamo puniti. Quindi questo deve essere sempre ben nella nostra mente, che questa stagione è una stagione particolare, e nelle stagioni bisogna sentire che sensazioni ci sono, e noi in questa stagione non possiamo sbagliare nulla, perché paghiamo a caro prezzo qualsiasi errore. Quindi questo deve essere sempre un campanello d'allarme nei miei ragazzi, sapendo che però si gioca, come hanno fatto, con personalità e aggressività, sapendo che l'attenzione nella fase di non possesso è vitale. Questo deve essere il monito che devono avere dentro il cervello. Prima diceva che, giustamente, anche che non esistono tifoserie che vincano le partite, però quanto sarà importante sapere comunque che al seguito della squadra questa volta ci saranno parecchi spettatori, almeno 700 fino a ieri, poi non so se non ci saranno. Ma io credo, come ho detto dopo il post SPAL, che quello è un obiettivo per noi, aver riportato tanta gente a Liberati, è un obiettivo riportare tanta gente ad una trasferta. È bello andare in uno stadio pieno, che a prescindere festeggeranno la loro salvezza matematica, quindi ci sono tutte le componenti per far sì che sia una bella partita, e quindi da parte dei ragazzi ci sono proprio tutte le componenti per giocare una grande partita. Seguendo un po' gli allenamenti a eccezione di quello a porte chiuse, insomma, di ieri, sembra un'atmosfera ancora migliore rispetto alle altre precedenti settimane, nel senso, quel successo con la spalla sicuramente ha liberato un po' anche la testa. Beh, è normale che mentalmente, devo dire che almeno nelle ultime settimane io e i ragazzi li ho visti sempre abbastanza tranquilli. Poi c'era sicuramente la mezza giornata più un po' più soft, e una mezza giornata un po' più, è normale che anche nella loro mente piano piano salirà un po' più di tensione, come è giusto che sia. Non credo che questo sport si possa fare senza un minimo di tensione, però è normale che noi siamo stati bravi fino ad oggi a trasformare questa tensione in positività sul campo, senza ansia, e dobbiamo continuare per questa partita, per questi 100 minuti ancora così. Mister, parliamo un attimo dell'Ascoli sul piano tecnico, al di là dei discorsi motivazionali e ambientali, no? È vero, mancano i tre under partiti per i mondiali, in realtà manca anche l'altro under, Felicioli, che si è fatto male un mese fa alla spalla. Quindi diciamo i quattro azzurrini dell'Ascoli per motivi diversi non ci sono, e questo sicuramente in qualche modo limita complessivamente la caratura tecnica degli avversari. Però, diceva il collega, due gol al passivo nelle ultime sette gare, quindi la difesa evidentemente è ai suoi equilibri. In avanti hanno comunque Cascia, Gatto e Perez, quest'ultimo ha un problemino alla caviglia, Bentivegna, ecco, e diciamo tra le linee o sugli esterni potrebbe giocare un gioiello come Bentivegna, che ha trovato poco spazio perché è stato in qualche modo frenato dall'esplosione di Orsolini e Cassata. Però diciamo, questo giovane calciatore di scuola Palermo è veramente un talento formidabile.
È un giocatore di grande qualità, io ero a Palermo e già se ne parlava molto bene. È un giocatore che deve crescere sicuramente, ma che ha grandi colpi e grande qualità nell'individuale. Quindi hanno dei giocatori sicuramente che possono sostituire questi giocatori che vanno in nazionale, anche perché nelle ultime partite di tutti questi nomi chi ha giocato proprio con continuità è stato solo Orsolini, gli altri hanno giocato dall'inizio oppure sono subentrati, Cassata, insomma, Favilli. Quindi Favilli sicuramente è un ottimo giocatore, Perez non penso che sia di meno, Cacia è fuori categoria per la Serie B, quindi penso che le preoccupazioni per noi siano alte, antenne dritte, perché cambia poco, cambia molto poco. In caso di salvezza c'è il rinnovo automatico, sbaglio? Sbagli? Secco al 30 giugno. Credo che questo, a prescindere la battuta, credo che questo sia veramente oggi l'ultimo dei pensieri e dei problemi, veramente, insomma, poi ci sarà modo di conoscermi, non ho mai lavorato insomma per un obiettivo questo e ancora di più il 6 marzo quando sono venuto qua, l'obiettivo era totalmente fare il massimo possibile, senza se e senza ma, quindi l'obiettivo è giovedì, calcistico sempre, non tocchiamo, speriamo che giovedì per noi possa essere una giornata felice per tutti i ternani, per la società, per i giocatori e per tutti quanti noi, e poi dopo da venerdì possiamo pensare a tutto quello che può essere dopo. Del resto quando dice spero di averci tempo per conoscerci meglio, significa che insomma il futuro è abbastanza delineato. No, magari ho sbagliato così, ho detto vabbè ci si può sempre incontrare, no? Quindi, no scherzo, dai, veramente abbiamo sdrammatizzato un po', se no sta partita sembra troppo... Credo che quello che è importante sono i 90 minuti, anche perché siamo una squadra che ha veramente, da quando ho visto io, con tanti giocatori a scadenza, chi prestiti, io ho visto veramente tanto attaccamento a questi colori, a questa società e a questa città, a prescindere da quello che poi è stato il futuro o sarà il futuro anche di tutta la rosa, no? Credo che il contratto... Nella prossima stagione sono talmente pochi i giocatori che se ci fermavamo a dire chi c'ha il contratto da tutto e chi no saremmo già andati. Quello che proprio a me piace ricordare di questo gruppo di squadra veramente è che a prescindere da tanti che non hanno il futuro oggi alla Ternana stanno dando veramente tutto quanto, il cuore, la testa, e le gambe, tutto per questi colori. Di questo posso io assicurare per tutta la mia rosa dal primo all'ultimo. A domani. Grazie.